Benvenuti. Corollario e conseguenza quasi naturale alle conferenze di formazione politica e sociale, quattro parole sulla politica che avevano per tema la legalità, il lavoro, la democrazia e la povertà. Questa serata l'abbiamo chiamata quattro parole con i candidati a sindaco. La comunità educativa pastorale, la CEP, della famiglia Salesiana di Sant'Eramo, in collaborazione con gli ex allievi che questa sera io rappresento in veste di presidente, già nel novembre del 2011 ha pensato questo incontro con i candidati a sindaco per ascoltare dalla loro viva voce come intenderanno tradurre nella loro attività amministrativa appunto i concetti di legalità, lavoro, democrazia e povertà. Strada facendo abbiamo aggiunto degli spunti diversi a questo incontro ed è diventato, come vedrete sicuramente, di interesse pratico. A questo punto non vado oltre, lascio la parola a Don Giovanni Monaco e successivamente la palla passerà al signor Pasquale Bonasura, che ringrazio sin da ora in quanto lui sarà il moderatore della serata ed è un redattore della rivista Cercasi un fine. E vi devo anticipare, come avrete notato, che i candidati non sono cinque bensì quattro, in quanto il candidato sindaco Lassandro Giuseppe per MFL, per impegni coincidenti con questa giornata, però che erano già precedenti all'invito, questa sera non sarà presente. Allora la parola a Don Giovanni. Buonasera a tutti, saluto volentieri tutti voi che avete accettato questo nostro incontro. Saluto tutti i candidati a sindaco della nostra città che hanno aderito a questa nostra iniziativa. Voluto, come già diceva anche il carissimo Emilio, voluto dalla comunità educativa pastorale, dall'Unione Ex Allievi di Don Bosco e infine si è unita a noi, come già dicevo ai carissimi amici, anche l'ufficio per la pastorale sociale del lavoro della nostra diocesi. Quindi tutta la nostra chiesa davvero è un pochettino vi sostiene, ecco, sostiene anche questo nostro incontro. Un caro saluto e un grazie all'amico Pasquale Bonasora che questa sera svolge il delicato compito di moderatore di questo nostro incontro. Don Bosco diceva: nessuna politica, fare del bene a tutti, del male a nessuno. Questo voglio augurare questa sera a voi tutti e a voi tutti e personalmente a voi candidati sindaci. Io penso che come salesiani e figli di Don Bosco non possiamo non dare importanza alla politica, perché è una componente importante per l'educazione dei giovani, per questo questa sera siamo qui. Concludo citando un sindaco di eccezione, Giorgio Lapira, santo sindaco di Firenze. L'impegno politico, diceva, cioè l'impegno diretto alla costruzione della società in tutti i suoi ordinamenti, è un impegno di umanità e di santità. È un impegno che deve poter convogliare verso di sé gli sforzi di una vita tutta tessuta di preghiera, di prudenza, di fortezza, di giustizia e di carità. Vi auguro questo. Buon lavoro. Benvenuti a tutti voi, grazie per le parole di Don Giovanni, certamente parole importanti che sono di ben augurio per l'impegno che vi aspetterà, non sappiamo ancora con quale ruolo, però l'impegno sicuramente pesante dei prossimi cinque anni. Questa sera abbiamo pensato di organizzare questo confronto, questo dibattito tra i candidati sindaci della città di Sant'Eramo come punto d'arrivo di un percorso di formazione che si è tenuto qui in questo teatro nel corso degli ultimi mesi e che ha visto incentrare l'attenzione di chi ha partecipato a questi incontri su quattro parole, quattro temi di assoluta attualità: legalità, lavoro, democrazia e povertà.
Sono quattro temi che caratterizzano problemi che ormai i cittadini vivono quotidianamente sulla loro pelle, e sono quattro problemi su cui certamente i nostri candidati dovranno impegnarsi a lavorare nel corso dei prossimi anni. È un punto d'arrivo questa sera, ma è anche un punto di partenza. Perché? Perché su questi temi non bisogna mai mollare. In che senso? Sono temi su cui chi fa politica è chiamato a dare delle risposte, ma anche i cittadini, anche noi, siamo chiamati a seguire, sostenere e, quando è il momento, anche denunciare quello che non va nella politica. Quindi questa sera, partendo da queste quattro parole, sottoporremo dei temi, dei problemi, quelli che sono, insomma, i problemi risolti della città di Sant'Eramo, quelli che la prossima amministrazione sarà chiamata in qualche maniera a cercare di affrontare, speriamo non in solitudine, ma coinvolgendo i cittadini. E devo dire che la partecipazione di questa sera è un segno, secondo me, positivo, innanzitutto per voi candidati, perché evidentemente se un dibattito, un confronto tra chi è chiamato a rivestire un ruolo importante per la propria comunità, evidentemente quando la discussione è incentrata sui giusti binari, la risposta dei cittadini c'è, l'attenzione dei cittadini c'è. Cerchiamo di mantenerla viva per tutto, diciamo, per i prossimi anni, cercando di sentirci vicini a chi sarà chiamato ad amministrare questa città e cercando e chiedendo a loro di coinvolgere i cittadini nei processi decisionali che si troveranno, diciamo, a porre in essere. La struttura dell'incontro di questa sera, come abbiamo detto, partiamo da quattro parole. Quindi la prima questione che sottoponiamo all'attenzione dei candidati è proprio una loro riflessione su ognuna delle parole che hanno caratterizzato il percorso di formazione organizzato dall'Associazione Cercasi un Fine, dall'Associazione Ex Allievi, e che si è tenuto, come dicevo prima, in questo stesso teatro. Io, non volendo, diciamo, assumermi l'onere di affidare con una mia scelta le quattro parole ad ognuno di voi, diciamo, abbiamo pensato bene di sorteggiare, diciamo, la parola che sarete chiamati a commentare. Quindi una riflessione breve, io direi, per questa prima domanda è sufficiente uno spazio di 3 minuti per ciascuno di voi. Partiremo, rispettando l'ordine alfabetico, e partiamo, diciamo, dalla prima parola. Trovo un attimo la scheda di presentazione dei candidati, eccola qua, che io vi presenterò man mano che saranno chiamati a rispondere. Quindi vediamo un po'. Ecco, allora partiamo dalla parola povertà, che è stato il tema che ha caratterizzato l'ultimo incontro del percorso di formazione. La parola povertà verrà affidata alla riflessione di Michele D'Ambrosio. Michele D'Ambrosio, che ha 53 anni, è sposato con 4 figli, il suo titolo di studio è un magistero in scienze religiose e insegna presso l'Istituto Professionale e il Liceo Scientifico di Sant'Eramo. È stato assessore alle attività produttive, assessore alle politiche sociali e ha ricoperto anche l'incarico politico di segretario cittadino della Margherita. Ecco, a Michele D'Ambrosio vorremmo porre
vorremmo chiedere di incentrare la sua riflessione sul concetto di povertà. La povertà ormai è entrata, diciamo, purtroppo di prepotenza nella vita quotidiana di tante e troppe famiglie. Le ricerche della Caritas, che annualmente ci presenta la situazione a livello nazionale, vede purtroppo ogni anno il limite della povertà assoluta nel nostro paese, in Italia, coinvolgere un numero sempre più alto di persone, di famiglie. Però povertà non è intesa da parte nostra solo come povertà materiale. Purtroppo oggi ci troviamo di fronte anche ad una povertà di conoscenze, una povertà culturale nelle nostre città. E queste nuove povertà, questo concetto più ampio di povertà, alla fine investe anche il principio di uguaglianza tra i cittadini. Allora, su queste idee che sono venute fuori nel confronto con il professor Don Rocco D'Ambrosio, tra l'altro direttore del giornale Cercasi un fine, è membro autorevole della nostra associazione anche, queste riflessioni hanno colpito molto i partecipanti al dibattito. Su questo vorremmo ascoltare le sue parole. Allora, intanto buonasera a tutti, buonasera, grazie ai salesiani di avermi invitato, e quindi è una buona occasione per parlare a più persone. Andiamo subito al tema, le povertà più che la povertà. Le povertà le tocchiamo quotidianamente, non è soltanto una povertà economica, anche se questa purtroppo genera tanti disagi, ma c'è una povertà intanto umana delle persone. In molti ragazzi, in molti giovani, noi lo vediamo quotidianamente, una povertà quasi determinata da motivazioni esistenziali, tanti disagi che nascono dalla non conoscenza profonda del proprio essere, del proprio io, e di una povertà determinata forse da una cattiva educazione che noi adulti diamo ai figli. Quando parlo di educazione parlo di testimonianza, naturalmente, di una testimonianza sbagliata. Noi viviamo ormai in una società in cui l'apparire è più importante dell'essere, dove l'avere sembra la motivazione essenziale della propria esistenza. Più hai e più sei ricco, no? E questo naturalmente determina tante insoddisfazioni personali. E questi disagi poi sfociano purtroppo in devianze. E questa è la prima vera povertà. È una povertà culturale, una povertà esistenziale che dà insicurezza e disorientamento. Basta vedere quello che abbiamo intorno nei nostri figli, che nelle scuole, tanta voglia di sentirsi accettati dagli altri, e lo fanno, lo invocano in tante forme, in tanti modi, e noi che come adulti che dobbiamo essere pronti a capire i loro linguaggi che molto spesso sono talmente criptati che dobbiamo avere la capacità di capire. Questa è una povertà che per me, come candidato sindaco, è una povertà da cui partire, quella dell'educazione dei giovani. Che significa? Mi mancano 30 secondi, non lo so, pensavo che avessi un'ora. Quindi è una prima povertà, la seconda, le altre povertà sono del mondo degli adulti, ce ne sono di vario genere, è quello della incapacità a saper testimoniare e a vivere una esistenza fatta di relazioni significative. Io mi fermo perché a questo punto dovrei entrare anche nel
nel merito poi di quello che... Sì, ma avremo modo nel corso della serata di approfondire questi temi. Passiamo alla seconda parola, che è legalità. È la domanda che sottoponiamo all'attenzione di Mario Vito Di Gregorio, sposato con due figli, 52 anni, laureato in sociologia, iscritto all'Albo Nazionale dei Giornalisti Pubblicisti ed è l'editore della locale emittente televisiva. Non ha ricoperto incarichi politici nel corso degli anni e quindi a lui chiediamo quale deve essere lo sforzo che tutti, che ognuno di noi, come cittadini innanzitutto, prima ancora che amministratori, devono compiere per combattere, ciascuno nel proprio ambito di vita e di lavoro, l'illegalità. Questo è il cuore, diciamo, della riflessione che il procuratore capo di Matera, la dottoressa Celestina Gravina, ha svolto con noi. E il cuore della sua riflessione puntava proprio a quello che ogni persona può fare per promuovere la legalità. Perché non può, è troppo facile, in questo caso lo diciamo, alla presenza dei candidati, rovesciare la palla su chi è impegnato in politica o su chi decide di impegnarsi in politica. L'illegalità, quando cresce, è responsabilità di tutti, anche dei cittadini. Allora, qual è il compito di ognuno per rovesciare questo stato di cose? La parola a lei. Grazie agli intervenuti, grazie anche a Don Giovanni per aver organizzato e a tutto il resto, a Emilio Leone, a Rosanna e tutti quelli che hanno contribuito per organizzare questo importante confronto con i candidati sindaci. Io devo rifarmi, parto dall'affermazione del procuratore capo di Matera, la dottoressa Gravina, ha detto che le mani veramente pulite le ha solo chi le ha sempre tenute saldamente in tasca. È una bella battuta che dice molto. Una frase di Lorenzo. La frase di Lorenzo, infatti. Ora il fatto è questo, che c'è tra tutti noi, credo anche tra tutti voi, una sorta di demoralizzazione per quanto riguarda il fenomeno della legalità, perché chi è al vertice, chi è a capo, chi ci governa, non ci dà certo un buon esempio. Cioè, quando la illegalità proviene dai nostri politici, dal nostro, voglio dire, dai nostri esponenti di partito a livello nazionale, è chiaro che chi è impegnato nel locale ha tutto l'interesse ad imitarlo, come se stesse facendo un'opera buona. In realtà così non è. Vi faccio soltanto dei piccoli esempi, così magari ci capiamo. Nelle aule del tribunale, di tutti i tribunali, avvocato, correggimi se sbaglio, c'è scritto la legge è uguale per tutti. Ma è davvero così? Chi sono tutti? Chi siamo tutti? Siamo noi tutti? E quindi c'è una sorta di demoralizzazione, perché il problema viene dal vertice e quindi difficilmente ognuno di noi riesce a fare qualcosa di diverso rispetto a quello che ci viene insegnato. È lecito aggiungere un punto interrogativo a questa frase, ma la legge è davvero uguale per tutti? E poi, cosa accade quando a comparire davanti a un giudice è un personaggio politico o comunque una personalità influente?
Quindi davvero quindi questa legge è uguale per tutti o c'è qualche disorientamento nell'interpretazione di questo messaggio? E quindi ci sono leggi ad hoc che vengono promosse dallo Stato per curare i malanni di qualcuno. Abbiamo finito? Dopo continuo. Grazie. Voi non lo vedete, ma io qui davanti a me, riescono a vederlo forse anche i candidati, il timer. Siamo, diciamo, costretti ad utilizzare questo strumento, perché le tematiche da sottoporre all'attenzione dei candidati sono tante e altrimenti poi non ci sarebbe il tempo di parlare di tante cose. E in più anche perché è un dono di chi si propone alle cariche politiche, secondo me deve essere anche quello della sintesi, capacità di sintesi, di proporre con chiarezza ai cittadini quelle che sono le idee che si hanno per governare una città. Quindi passiamo adesso ad un'altra parola, la terza, e la parola è democrazia. La parola democrazia la proponiamo, la riflessione sulla parola democrazia, a Giovanni Riviello, 45 anni, sposato con due figli, avvocato, è già stato consigliere comunale qui a Sant'Eramo e oggi si propone per la carica di candidato sindaco. La democrazia nell'incontro che abbiamo avuto qui con la professoressa Rosina Basso Lobello, l'abbiamo declinata in partecipazione. Oggi non ci può essere democrazia se non si garantisce in qualche maniera la partecipazione dei cittadini. La domanda che io le voglio fare è: quali sono, secondo lei, le ragioni dello scollamento sempre più forte tra i cittadini e le istituzioni oggi? Mi associo velocemente. Sì, forse bisogna accenderlo soltanto. Mi associo velocemente al ringraziamento verso chi ci sta ospitando. Io sono un ex allievo e quindi è un tuffo al cuore stare qua. E ringrazio anche tutti i presenti. La democrazia, per entrare subito in argomento, è a forte rischio. È a forte rischio perché abbiamo una normativa, una legge elettorale, giusto per intenderci, che non consente più a noi di eleggere al Parlamento, al Governo nazionale, le persone, ma ci consente esclusivamente di eleggere dei nominati. Ci sarebbe necessità di riformare e sin dalle radici la legge elettorale. Cosa un po' diversa è per quanto riguarda la partecipazione vostra e nostra in caso di elezioni amministrative, perché in questo caso è consentito, per fortuna ancora, scegliere la persona sia come candidato sindaco sia come candidato consigliere. Tuttavia, anche in questo caso ci sono delle storture, perché notiamo una sfiducia crescente della gente verso la politica, a Sant'Eramo forse più che in altri posti. 17 simboli diversi per 3 coalizioni e 2 candidati singoli con liste diverse, differenti. Io non voglio sembrarvi uno che parte e arriva dalle stelle, ecco perché scendo subito sul concreto, perché ritengo di essere una persona concreta. Parliamo subito delle cose che ci interessano direttamente. La gente ha sfiducia verso questo modo di fare politica perché vengono a mancare dei riferimenti fermi, ideologici, che in passato hanno caratterizzato anche contrapposizioni forti, destra, sinistra, la vecchia democrazia cristiana, che tuttavia si stanno un po' diluendo col passare del tempo e sono diventate non più ideologie, ma a livello locale personalismi.
vediamo movimenti politici, vediamo liste che nascono non intorno a un'idea o intorno a un modo di fare politica, ma intorno a delle persone. Questo alla lunga la gente si è stancata di subirlo e questo è il motivo per cui c'è questo scollamento, a mio parere, tra la gente e la politica. La partecipazione viene meno. Grazie. L'ultima parola, non abbiamo bisogno di leggerla, sappiamo qual è, ed è una questione davvero pesante. L'ultima parola è lavoro. La riflessione sulla parola lavoro la chiediamo a Vito Zeverino, 57 anni, sposato con 3 figli, diploma di scuola media superiore, impiegato ASL, più volte consigliere comunale e ora ricopre il mandato di consigliere provinciale. Tra l'altro presidente della Commissione Servizi Sociali. Il lavoro credo sia una delle questioni che stia più a cuore oggi ai cittadini. L'abbiamo approfondita con il sociologo Franco Chiarello, che ha rilevato un dato che ormai possiamo toccare con mano in tutte le nostre famiglie. Noi, mi ci metto anche io, la nostra, a partire dalla mia generazione, siamo forse la prima generazione che rischia di stare peggio della precedente, peggio di quella dei nostri genitori. È la generazione che rischia di avere più insicurezze rispetto a quella dei nostri genitori. E il problema del lavoro lo voglio introdurre non con le mie parole, ma con le parole di un vescovo, le parole che Monsignor Bregantini, arcivescovo di Campobasso Boiano e presidente della Commissione Lavoro, Giustizia e Pace della Conferenza Episcopale Italiana, ha rilasciato in un'intervista. Monsignor Bregantini dice: bisogna chiedersi se oggi il lavoratore è persona o è merce. Non si può trattare il lavoratore come un prodotto da dismettere, da eliminare per motivi di bilancio, da trattare come una merce che resta invenduta in magazzino. Queste sono le parole, secondo me dure come pietre, che non abbiamo ascoltato dai politici, ma abbiamo ascoltato da un vescovo. Su questo io le chiedo una brevissima riflessione. Buonasera a tutti, scusate il tono sommesso della voce, però ho un leggero mal di testa e quindi non mi permette di avere una voce squillante. Buonasera a tutti i presenti in questo teatro dei Salesiani, della comunità salesiana. Un saluto ed un ringraziamento alla comunità educativa pastorale degli ex allievi di Sant'Eramo e all'associazione Cercasi un fine di Cassano insieme alla diocesi. È il secondo incontro di tale genere. Il primo avvenne circa 3 anni fa. Quando si presentarono le elezioni provinciali ed io ero su questo palco, elezioni provinciali che mi portarono ad essere eletto in una lista civica. Attualmente, come ha detto il giornalista, sono presidente della Commissione dei Servizi Sociali della provincia di Bari e capogruppo, un minuto e mezzo ancora, capogruppo del gruppo misto. Allora, lasciamo da parte tutto, ho preso degli appunti proprio perché voglio che rimanga uno scritto e che quindi poi le parole effettivamente vengano messe in atto. La parola lavoro viene indicata
come un'opera compiuta dall'uomo. L'uomo, mediante il lavoro, deve procurarsi il pane quotidiano e contribuire al progresso della scienza e della tecnica, soprattutto all'incessante elevazione culturale e morale della società. Sono parole di Giovanni Paolo II. Volendo meglio precisare, mediante il lavoro l'uomo non solo trasforma la natura, ma trasforma se stesso, diventa più uomo. È un problema fondamentale quello di avere un lavoro, il contrario, sapete, è la disoccupazione. Il tempo. E quindi, chiedo scusa. Tempo. Grazie. Non me ne vogliono i candidati, se però diciamo devo, è un compito ingrato, ma qualcuno lo deve fare, è un lavoro sporco però. Dopo questa prima riflessione, diciamo più sul piano teorico che sulle iniziative concrete, diciamo, cominciamo ad entrare un po' più nella polpa delle questioni che abbiamo sollevato. Parole come queste, parole così pesanti, non possono certamente essere analizzate solo in maniera teorica. Queste parole devono, per forza di cose, avere una ricaduta. Una ricaduta pratica e concreta nella capacità di amministrare di ognuno di voi. Quindi ricominciamo questo secondo giro chiedendo ai candidati, in relazione a queste parole che hanno appena commentato, quale iniziativa amministrativa, quale ricaduta amministrativa possono avere, come intendono tradurre le parole che abbiamo appena ascoltato, i concetti che hanno appena espresso, in atti amministrativi. Inizio io? Mi avvio prima che tu faccia no, partire. No, però... allora, però subito, le povertà... Non è ancora partito, no, però un attimo, su questo aspetto, diciamo che è ben più complesso forse da affrontare, diamo 5 minuti. No. Siamo buoni. Don Giovanni, ma da dove l'hai preso? Allora... intanto le povertà, abbiamo parlato di quella dei giovani, ma le povertà sono di varia natura, quella non è solo teorica delle stelle, ma è una povertà vera, autentica, perché se non investiamo sulla cura dei giovani, un'amministrazione comunale, ma che cavolo sta a fare, no? Quindi parlare del disorientamento dei giovani significa una priorità di un'amministrazione comunale. Ma le povertà sono di varia natura, c'è la povertà personale di chi è senza lavoro. Noi abbiamo a Sant'Eramo 5.960 disoccupati. Di questi 5.960 disoccupati sono ben 800 gli inoccupati. Inoccupati significa persone che non sono mai entrate nel circuito lavorativo, che sono lì in attesa, la maggior parte dei quali sicuramente sono giovani. Abbiamo poi 350 non occupati, quindi disoccupati non italiani. Abbiamo cioè una realtà che la povertà la vive concretamente all'interno delle famiglie. Quindi ancora tra questi disoccupati abbiamo, pensate cari amici, ben il 46% di disoccupazione giovanile. Il 46% significa da 18 anni a 35 anni. E
Cosa significa? Che questa disoccupazione, questo modo di avere non inclusione, perché chi è disoccupato non è incluso, sente l'insoddisfazione, tutto questo genera all'interno delle famiglie anche qui dei disagi. E l'amministrazione cosa deve fare? Deve essere vicina a queste famiglie, in tante forme, in tanti modi che si vanno volta per volta ad individuare. Pensate in quelle famiglie dove ci sono altre povertà, disabilità, dove ci sono anziani, dove ci sono persone che hanno bisogno di continua assistenza perché non autosufficienti, perché magari ammalati. Bene, queste sono le povertà e l'amministrazione comunale non può non occuparsi della diversabilità. Pensate, noi abbiamo a Sant'Eramo un centro che è pronto da 3 anni e che non viene aperto, si chiama Centro Dopo di Noi. Questa è una povertà, che è una povertà di 10 disabili gravi che avrebbero potuto già essere ospitati in questa casa di accoglienza e che ancora è chiusa lì da ben 3 anni e mezzo, quasi 4 anni, è ancora chiusa. Questo centro Dopo di Noi costa 600.000 euro, di cui 300.000 euro alle casse comunali. Ora, cosa fa un'amministrazione comunale di fronte a disabili gravi che non hanno famiglie o che hanno famiglie che non possono attendere ai loro bisogni? Apre subito questa casa. Questa casa che, mi dicono, è piena di umidità ormai, ha le suppellettili pagate dai soldi comunali, ha bicchieri, piatti, sedie, ha una cucina da fare invidia, una cucina di comunità, rischia di perdersi. Sapete, c'è umidità a 1 metro dal pavimento e cade l'acqua dai tetti. Cosa deve fare l'amministrazione comunale? Queste sono le nostre priorità, questa è la mia priorità, il Dopo di Noi, ma ce ne sono altre di priorità, non solo per la disabilità, pensate per gli anziani, quanti anziani vivono soli nella nostra città? Faccio una parentesi, c'è qualche mio amico che dice: Michele, per piacere, quando parli, non parlare sempre solo di politiche sociali, parlo un po' di economia, ma se in una famiglia non c'è questo benessere sociale, come può mettersi in moto l'economia? Come può mettersi in moto la voglia di fare? Quando in una famiglia c'è la depressione, questa depressione blocca la voglia di futuro. Queste non sono cose di stelle, queste sono cose quotidiane. Allora è necessario che la pubblica amministrazione sia vicina a queste povertà, perché laddove c'è una povertà c'è una ingiustizia e dove c'è l'ingiustizia c'è la mancanza di democrazia. Benissimo. La democrazia scema, viene meno perché c'è ingiustizia. Comunque questa sera accontenteremo anche chi le chiede di parlare di altri temi, non solo di politiche sociali, nel corso dell'incontro. Allora, come possiamo tradurre il concetto di legalità in un atto amministrativo? Sì, quindi abbiamo detto che c'è una disaffezione dalla politica proprio in virtù del fatto che manca la legalità, c'è questa sfiducia nelle istituzioni. E, voi dovete sapere, noi abbiamo creato una lista indipendente, una lista lontana dalla politica proprio per cercare di far riavvicinare il cittadino all'istituzione, alla macchina amministrativa, e questo vogliamo farlo a 360 gradi, nel senso che vogliamo portare davvero il cittadino ad interessarsi dei problemi santermani. Il cittadino non deve essere un amministrato, deve essere una persona vigile, attenta, una persona che deve proporre agli amministratori. Da parte del cittadino noi intendiamo capire un feedback, nel senso che abbiamo necessità di capire quello che stiamo operando, quello che stiamo portando avanti, è quello che il cittadino si aspetta. Ed è questo passaggio che sfugge alla politica oggi.
Quindi noi, al di là del discorso dei partiti, possiamo dire, possiamo rimanere qua fino a domani mattina, i partiti non ci sono più, la politica non ci sono più, è anche vero, però dobbiamo trovare il sistema per avvicinare il cittadino alle istituzioni. E lo vogliamo fare davvero a gran voce, in che maniera? Voi pensate un attimo se tutto quello che viene perpetrato ai danni del cittadino e le decisioni più importanti vengono prese all'interno del Consiglio Comunale, ma anche della Giunta. E io mi rivolgo ai colleghi sindaci adesso, ma anche al pubblico. Avete mai pensato a qualcuno che intende operare con decisioni di giunta, con riunioni di giunta a porte aperte? Cioè una... non parla più nessuno. E che ho detto? Non è vero. No, vabbè, sì, per cortesia, attenzione. Per cortesia, attenzione. Lasciamo che i candidati possano... Per cortesia, lasciamo che ognuno possa esprimersi, silenzio. Il fatto che non lo abbia fatto silenzio. Nessuno è perché nessun politico ha interesse a operare in questa maniera. Attenzione, non significa che non si possa fare. Perché è sufficiente modificare il regolamento comunale, lo statuto comunale, non è vero niente. Quindi è possibile fare tutto. La trasparenza parte di qua. È chiaro che quando una giunta comunale delibera un provvedimento che va contro l'ispirazione dei cittadini, che provvedimento è? Noi dobbiamo fare i servizi, dobbiamo abilitare i servizi, approvare delibere che vanno ad interessare i cittadini, volute dai cittadini, non provvedimenti voluti dal politico, perché se cominciamo a parlare di questo non la finiamo più. La nostra iniziativa è un'iniziativa distante dalla politica, è un'iniziativa popolare, una lista indipendente, l'abbiamo chiamata, potevamo chiamarla lista civica, no, nelle liste civiche si annidano situazioni molto particolari, è un'iniziativa indipendente, molto vicina al popolo, molto vicina alla cittadinanza. E la legalità, voi vedete che a questo punto è chiaro che noi guardiamo anche a livello nazionale così come a livello locale. Da dove parte la illegalità? Da dove? Da qua? Da che cosa parte? E in che maniera si può frenare? Si può frenare avvicinando il cittadino alle istituzioni, facendosi vedere, facendosi notare che noi non dobbiamo nascondere nulla. Noi amministriamo proprio nell'interesse dei cittadini. Finché questo mancherà, nessun cittadino avrà comunque fiducia nelle istituzioni. Mi è venuto in mente la giunta a porte aperte, io non mi scandalizzo, ma non mi scandalizzo perché non devo nascondere nulla. Mi dirà qualcuno, non esiste in nessun'altra parte d'Italia, è vero, nessuno ha questo interesse, perché tutti hanno interesse ad amministrare situazioni poco comode. Questo è il discorso. Mi riservo di intervenire dopo. Perfetto. Lo dicevamo prima, la democrazia è partecipazione. Allora, qual è oggi il livello di partecipazione dei cittadini alla politica, del Comune di Sant'Eramo e quali possono essere le iniziative programmatiche che, ripeto, cioè questo è un riferimento essenziale per noi e per i cittadini che ascoltano, che possono essere trasformati in atti amministrativi? Sì, sono stato il primo, credo, a scendere direttamente sul concreto, perché penso che chi ci sta ascoltando stasera vuole sentirci parlare esattamente di questo, cioè di come intendiamo trasformare le parole in atteggiamenti concreti. Che cosa intendiamo per democrazia partecipata? Intendiamo partecipazione e concertazione in tutte le attività che un ente come il Comune va a svolgere. Ho parlato di concertazione con le associazioni di volontariato e Sant'Eramo ne ha tantissime. E
questo è fondamentale, perché la concertazione significa condivisione, significa comprensione delle difficoltà reciproche. Tante associazioni vivono seri problemi, ne ho sentite alcune e ho apprezzato molto il lavoro che fanno di volontariato e di abnegazione quotidiana. Però ho trovato anche tanta gente, Sant'Ermana locale, che comprende come la cosa pubblica non è in grado di soddisfare tutto e tutti indipendentemente e a prescindere. C'è bisogno di capire, di comprendere fino a che punto le scelte possono essere fatte, fino a che punto ci si può spingere e fino a che punto si deve arrivare per poi fermarsi. Scegliere insieme, concertare, significa per chi amministra probabilmente comunicare di più. Nelle passate amministrazioni tanta gente che stiamo incontrando in questi giorni, tanti di voi, la prima lamentela, mancanza di comunicazione, mancanza di scambio di idee, di richieste, di proposte con chi amministra. Questo perché molto spesso l'amministratore locale, una volta eletto, si è dimenticato di tutte le strette di mano, di tutte le promesse, di tutti i sorrisi di circostanza fatti in campagna elettorale, e si è arroccato nel palazzo, chiudendosi nelle sue stanze. Quello che significa partecipazione per me è stare in mezzo alla gente, perché è fondamentale per un sindaco sentire dalla viva voce delle persone, dei suoi concittadini, quali sono le problematiche, quali sono le priorità, quali sono le esigenze. Questo non significa tuttavia risolverle, perché nessuno avrà mai la bacchetta magica, ma mi rendo conto, parlando con voi tutti i giorni di questa breve campagna elettorale ma esaltante, che spesso il cittadino non vuole la soluzione, perché si rende conto che il sindaco non è il mago di Oz che risolve tutto con uno schiocco di dita. Vuole un sorriso, vuole sentirsi ascoltato, vuole potersi sfogare e poi magari vuole anche prendersi un caffè con l'amministratore, non è quello il problema. Però ascoltare è quello che i nostri politici dovrebbero iniziare a fare una volta per tutte, perché l'ascolto è molto più importante del parlarsi addosso. Io ho sentito nel recente passato consigli comunali in cui si sono accavallate una serie di polemiche su questioni che dovevano essere condivise, perché dovevano essere di importanza strategica per la città. Tutto strumentalizzato a fini elettorali, elettoralistici, politici, di acqua al proprio mulino. Tutto questo dovrebbe finire una volta per tutte. E credo che con questo modo di fare politica, cercando anche di rinnovare la classe politica che da un po' di tempo ci sta imbrigliando, forse riusciremo a dare speranza a tutto il resto della città. Grazie. Vedo che con i 5 minuti diciamo, riusciamo a stare perfettamente nei tempi. L'ultima questione è il lavoro. Sicuramente il lavoro non è una di quelle materie che ricadono negli ambiti di intervento di un comune. Questo è chiaro. Però oggi più che mai, nell'azione di promozione e sviluppo del territorio, nell'area della promozione delle politiche attive del lavoro, il comune riveste un ruolo importantissimo, anche perché l'istituzione più vicina, più prossima ai cittadini, non può assolutamente, secondo me, tirarsi indietro di fronte a un problema che, lo vediamo in questi giorni, in questa parte del territorio
si presenta, diciamo, in maniera direi molto, molto pesante. Allora, lei da sindaco, quale atto amministrativo adotterebbe per rispondere a questa esigenza vitale per i cittadini di Santeramo? Sì, sappiamo tutti che in questo momento il tema lavoro è quasi un dramma, una piaga sociale per tante famiglie. Un problema fondamentale è quello di avere un lavoro, un'occupazione adatta per tutti i soggetti che ne sono capaci. È chiaro, l'opposto di una giusta e corretta situazione in questo settore è la disoccupazione, cioè la mancanza di posti di lavoro. Il compito di un datore di lavoro è di agire contro la disoccupazione, la quale in ogni caso è un male e quando assume certe dimensioni può diventare veramente un dramma sociale, una calamità sociale. È un problema particolarmente doloroso quando vengono colpiti soprattutto i giovani, i quali dopo essersi preparati con un'appropriata formazione culturale, tecnica e anche professionale, non riescono a trovare un posto di lavoro. Allora, l'obbligo delle prestazioni in favore dei disoccupati, il dovere dovrebbe avere lo Stato di corrispondere le convenienti sovvenzioni indispensabili per la sussistenza dei lavoratori disoccupati e delle loro famiglie. Perché è chiaro, nel momento che non c'è lavoro, come fa una famiglia a soddisfare le proprie esigenze, che possono essere le esigenze vitali dei figli, le esigenze di pagare le bollette, Enel, Telecom, gas, e attualmente fra poco ne avremo un'altra e che sarà purtroppo per tutti i cittadini di Santeramo e italiani una batosta, sto parlando naturalmente dell'IMU. Allora il Comune che cosa potrebbe fare? Prima di tutto, secondo me, potrebbe riaprire i cantieri di lavoro di una volta. Non è più possibile che una persona deve essere accontentata con 90 euro mensili. Non è possibile, amici miei. Noi abbiamo delle periferie a Santeramo che possono diventare vivibili. In che modo possono diventare vivibili? Basta prendere tanti giovani che hanno voglia di lavorare. Ecco, permettiamoci a questi ragazzi, a queste persone, di sentirsi veramente delle persone responsabili, di sentirsi se stessi, di sentirsi uomini e non di ricevere quella elemosina. Poi una valvola di sfogo anche potrebbero essere l'apertura di un paio di centri diurni, uno per anziani e l'altro per i diversamente abili, e quindi inserire degli educatori sociali, e ne abbiamo parecchi a Santeramo, hanno fatto il concorso in provincia, parecchi e purtroppo si trovano agli ultimi posti e dispiace che per 3 anni saranno fermi questi qua. Abbiamo tanti assistenti sociali a Santeramo, quindi un centro diurni per i diversamente abili, un centro diurni per anziani. Io sono stato come presidente della Commissione dei Servizi Sociali a visitare un centro diurno che sta ad Altamura,
un bel centro di 800 metri quadri dove ci sono delle stanze per gli anziani. 10 secondi ancora. Sì, ci sono stanze di lettura per giocare a carte, per guardare la televisione, per i vari sbagli. Grazie, scusa. Allora, diciamo, dopo questo primo giro di risposte, vediamo che i vostri, più che miei, diciamo nostri, mi sento di Sant'Eramo questa sera, i nostri candidati hanno delle idee abbastanza forti per la nostra città. Però io vi chiedo, io questo sforzo lo voglio fare con voi questa sera. Siamo saliti di un livello, abbiamo detto, quale atto amministrativo vorreste voi adottare in relazione ai temi che abbiamo sollevato all'inizio. Riflettete su questo, però fino alla fine della serata io vorrei strappare ad ognuno di voi l'impegno su un atto concreto. La vostra garanzia di fronte ai cittadini di Sant'Eramo dicendo: io adotterò questo atto in relazione a questo problema della città. Io questo tentativo mi sento di farlo con voi questa sera, perché ho visto che la vostra analisi sui problemi che vi vengono sottoposti è abbastanza profonda. Allora facciamolo questo sforzo stasera qui. La partecipazione è davvero elevata, l'attenzione è massima e credo, io avverto anche, c'è un profondo rispetto per in sala per le parole che vengono dette qui su questo palco, quindi credo che questa attenzione vada ricambiata con un impegno. Adesso cerchiamo di salire un altro gradino sul livello di analisi dei problemi della città di Sant'Eramo. Nel corso dell'ultimo incontro che si è tenuto qui non più tardi della scorsa settimana, ai partecipanti è stato distribuito un piccolo questionario. Si chiedeva di segnalare quali questioni restano aperte nella città di Sant'Eramo, quali sono i problemi più gravi da affrontare. Sono venute fuori delle proposte, sono venuti fuori dei problemi che sicuramente sono quelli che caratterizzano la città di Sant'Eramo. Le abbiamo divise, racchiuse per aree questi problemi e questa sera li sottoponiamo alla vostra attenzione. Quindi ripartiamo con il terzo giro di domande e in pratica questa volta le domande sono direttamente dei cittadini di Sant'Eramo, sono loro che le rivolgono a voi tramite il questionario. Segnalazioni legate agli spazi pubblici che non ci sono, al verde pubblico, segnalazioni legate a gravi problemi di viabilità sia urbana che rurale nel comune di Sant'Eramo e per finire a considerazioni di carattere più generale sulla valorizzazione del territorio di Sant'Eramo, tema non slegato da quello dell'urbanistica, perché oggi parlare di urbanistica sicuramente non significa parlare di cemento.
ma significa parlare delle ipotesi di sviluppo di una città. Allora, su questo tema, qual è la proposta del candidato sindaco Michele D'Ambrosio? Una prima premessa: è una fortuna chiamarsi Zeverino, perché si inizia solo da D'Ambrosio. Comunque, fatta questa premessa, volevo dire, a proposito dell'urbanistica, tutto sta a vedere quali sono le priorità che una persona si pone. È una priorità, sì, ma la vivibilità di una città non è determinata soltanto da questo. Primo, per quanto riguarda l'urbanistica, è chiaro che ci vogliono maggiori spazi verdi, maggiori spazi pubblici attrezzati. Noi abbiamo un piano regolatore generale che sta per diventare PUG, che prevede per esempio un parco urbano nel comparto su Via La Terza. Questo è evidente che diventerà un polmone verde per la città. Scusate, un polmone verde per la città, e diventerà anche un modo per poter trascorrere delle ore in ambiente salubre, ma tutto sta poi a far partire quel comparto che ha il parco urbano. Perché? Perché purtroppo i nostri strumenti urbanistici, i nostri comparti hanno una estensione talmente grande che è difficile che questi comparti possano partire, perché i singoli proprietari non sempre hanno la capacità economica di farli partire, non sempre hanno la capacità anche, come dire, culturale. Di far consorzio, di stare insieme per far poi partire quello che poi è lo strumento, il comparto che dà alla città tanti standard urbanistici. È complesso l'argomento, è molto tecnico, ma posso solo dire questo, che è mia intenzione far partire i comparti con dei subcomparti, cioè con dei comparti più piccoli, perché la gente possa meglio consorziarsi e far quindi diventare volano per la partenza della edificabilità, e quindi quando parte l'edificazione partano anche gli standard urbanistici. Ma non sempre questo è matematico. Perché? Perché se in una grande area dove ci sono un grande comparto che possiamo dividere per esempio in quattro subcomparti, immaginate quattro strisce, no? E riescono a mettersi d'accordo striscia A e striscia D, i proprietari, cosa accadrebbe? Che potremmo avere una città a macchia di leopardo, primo. Secondo, per quanto riguarda gli standard urbanistici, pensate ad una strada, secondo i nostri strumenti urbanistici dovrebbero essere tutte a carico dei consorziati, dovrebbe essere a carico dei proprietari. Ora, se parte D e A, la strada che percorre, che passa da C e B, chi la paga? La paga A e D? No, dovrebbero pagarla anche gli altri due subcomparti. Cioè, il discorso che noi vogliamo fare è quello di cercare di dare gli strumenti tecnici per poter partire il prima possibile e per avere gli standard urbanistici. Piste ciclabili, io sono convinto che tutti e quattro i candidati sindaci vorrebbero avere piste ciclabili, parchi urbani, ma qui è necessario avere, come dire, consistenza economica, voglia di fare e voglia di... Ma parte questo. Io vorrei farvi riflettere su una cosa. Un primo impegno, hai chiesto quale può essere un impegno. Il primo impegno per la vivibilità del paese, per me sarà, lo dico qui in maniera ufficiale, sarà quello della bonifica di alcune aree santermane che sono contaminate da sostanze tossiche. Noi abbiamo a distanza di 1,5 km dalla nostra città
delle zone che hanno una forte contaminazione. Sapete, o meglio, sono certo che non lo sapete, la Regione Puglia ha finanziato il nostro comune per oltre 240.000 euro per la caratterizzazione di questi siti contaminati. Caratterizzazione significa vedere che cavolo, cosa c'è di tossico. Bene, non è ancora partita la caratterizzazione. Eh sì, però noi dobbiamo parlare, qui mi sembra di stare... Dobbiamo imparare, è anche questa una capacità, cioè dobbiamo imparare ad essere sintetici. Lo sappiamo che abbiamo 5 minuti, ma qualche po' di tolleranza. Cerchiamo di andare al cuore dei problemi. Il messaggio deve essere chiaro ai cittadini. Cerchiamo anche di stare nei tempi, perché questo ci darà, io credo, darà la possibilità a voi di parlare di più cose, non meno. Tocchiamo un altro tema che è stato sollevato nei questionari che abbiamo distribuito. Un tema che mi piace rivolgere a lei che è giornalista, è un giornalista, e riguarda le politiche culturali nella città di Sant'Eramo. Perché le politiche culturali, secondo me, possono essere, al pari di un nuovo piano urbanistico generale, un elemento di sviluppo di una città. Sono andato a vedere l'ultimo bilancio di previsione, il bilancio di previsione 2011 del Comune di Sant'Eramo, quello approvato dal commissario prefettizio, e mi ha sorpreso il dato della spesa corrente in relazione alle attività culturali, che, se non ricordo male, insomma, viaggiava su una cifra intorno ai 200.000 euro, forse anche qualcosa in meno. Per quanto riguarda, ripeto, la spesa corrente. Andando a vedere invece la spesa in conto investimenti, quindi stiamo parlando di cose che restano nella città, le attività culturali prevedevano una spesa pressoché prossima allo zero. Lei, in relazione a questo tema, ha intenzione di invertire questo trend del bilancio? Quali iniziative ritiene di poter assumere? Le politiche culturali possono essere un elemento di sviluppo nella città di Sant'Eramo? Eh sì, certo. Ironia della sorte, c'è un problema di cultura nella cultura. Cioè, spesso non si dà spazio alla cultura, ma proprio per un problema culturale di chi amministra, di chi è chiamato ad amministrare. Faccio una breve premessa a questo. In genere i problemi di Sant'Eramo sono gli stessi e sono gli stessi irrisolti da tempo, perché nella maggior parte dei casi la gestione dell'argomento, la gestione dell'area è affidata a persone, diciamo, non competenti nel settore. Io voglio dire questo, che l'assessore alla cultura deve essere una persona generosa nel campo, deve essere una persona che riesce a calamitare idee, e riesce a calamitare idee anche a proporre investimenti. E questo in genere non avviene. La persona che si dedica alla cultura è una persona che, diciamo, che nella vita fa tutt'altro, nel senso che noi capiamo che in genere spesso l'assessore ai servizi sociali non ha diciamo competenza nel proprio ruolo. L'assessore al bilancio dovrebbe essere un assessore, quantomeno una persona laureata in economia e commercio. Questo avviene raramente, e così anche gli altri ambiti. Ora, per quanto riguarda la cultura, è chiaro che la cultura, il turismo, lo spettacolo sono alla base della crescita di un territorio. Ma se questo non avviene, non è che, dico, non se la può inventare nessuno la crescita. Per esempio, io mi riferisco all'estate sant'ermana dell'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa.
è stato investito pochissimo ed è stato investito in situazioni, in appuntamenti che lasciano il tempo che trovano, che non sono riusciti a calamitare neanche il pubblico locale. E come fa una persona da fuori, da un comune limitrofo, da una provincia limitrofa, a raggiungere il nostro comune perché magari l'iniziativa è appetibile? E questo è il turismo, e questa è cultura, questo è turismo. Se alla base non c'è la persona che riesce a capire questo, difficilmente, voglio dire, si sviluppa il lato culturale in un contesto, il lato turistico. Se io mi faccio una serie di concerti di jazz nella piazza Sant'Elmo, la prima sera saranno magari frequentati da qualche santermano diciamo innamorato di questo genere. La seconda, la terza, la quarta sera non più. Se io dovessi organizzare un concerto senza spendere centinaia di migliaia di euro, un concerto appetibile magari a un pubblico forestiero, si innesca un meccanismo che ne va bene anche la parte culturale, la parte turistica. Il forestiero viene a vedere il concerto, viene, magari cena, magari fa gli acquisti, magari conosce il nostro comune. E questo è molto importante. Questa idea però deve essere insita nell'amministratore. Non può essere campata in aria, cioè noi non possiamo pretendere che il territorio cresce se non siamo noi a farlo crescere. E questo è un fatto abbastanza molto importante che deve essere recepito. E passa perché cosa? Non me ne vogliate. Passa per l'inesperienza, per l'inadeguatezza della persona proposta a curare la sezione, a curare il settore. Quindi non possiamo noi pensare alla crescita se non siamo noi a volerla. Ok, magari poi intervengo dopo. Io vi sparo. Avanzo 30 secondi, eh? Va bene, vediamo cosa si può fare dopo. Un altro aspetto importante legato allo sviluppo della città. Quindi stiamo parlando di attività amministrative che dovrebbero lasciare un segno nella città. Abbiamo parlato del piano urbanistico generale, abbiamo parlato di come le politiche culturali possono o forse debbano essere intese come una risorsa per una città come Sant'Elmo. I settori produttivi è un altro aspetto, credo, essenziale nello sviluppo di una città. Soprattutto, secondo me, in un'area come questa, che ha visto forse uno sviluppo troppo legato ad un solo aspetto della realtà produttiva del territorio. Quali sono al riguardo le sue idee per rilanciare un settore come quello delle aree produttive della città di Sant'Elmo, che anche qui ho visto nel bilancio, almeno nell'ultimo anno, ho visto uno stanziamento nel settore investimenti che dovrebbe caratterizzare l'area, servizi produttivi, uguale pari a zero. Sì, innanzitutto dobbiamo capire che con l'area che tira non è che ci sono grandissime risorse, bisogna lavorare un po' di fantasia e bisogna soprattutto cercare di far funzionare il cervello. Ci vogliono persone competenti ai posti giusti, e qui condivido quello che è stato detto da chi mi ha preceduto. Settori produttivi. Iniziamo con il valutare i contenitori che noi oggi abbiamo. Palazzo Marchesale è un contenitore che è stato completato e che è adeguato a diventare un centro servizi
ha delle attrezzature che costano centinaia di migliaia di euro, è dotato di tutto quello che serve, e allora a questo punto facciamo lavorare la fantasia. Senza spendere delle fortune, noi potremmo creare un albo di giovani laureati da cui attingere semestralmente a rotazione con dei contratti a progetto e farli lavorare in questo centro servizi che, voglio dire, è pronto, è lì. In questa maniera le nostre aziende potrebbero avere direttamente un pool di persone giovani, competenti, parliamo del giovane laureato in lingue che potrebbe fornire consulenza e traduzioni per la piccola azienda che deve operare con l'estero, parliamo del giovane ingegnere neolaureato che potrebbe fornire consulenza per eventuali ampliamenti di volumetrie da parte delle nostre ditte, parliamo del giovane informatico che potrebbe fornire consulenze per quanto riguarda i sistemi informatici appunto delle nostre piccole e medie imprese. Noi non siamo solo Natuzzi, come giustamente diceva il nostro moderatore, dobbiamo cercare di far capire anche alle piccole imprese che l'ente comune gli sta vicino. E tutto questo cosa può portare? Può portare formazione, può portare lavoro, può portare esperienza nei nostri giovani, e chiaramente senza fare sogni pindarici, non è che significa assumere, significa formare, significa incentivare e significa nello stesso tempo fornire servizi alle nostre aziende, servizi alle imprese e aiutare la crescita. Altro discorso, abbiamo il centro urbano che è praticamente deserto perché le attività commerciali sono scappate dal centro, non ci sono parcheggi, non ci sono spazi, soprattutto siamo le nostre piccole imprese, piccole aziende, i negozi, i commercianti, gli artigiani devono scappare via perché sono vincolati da legacci di natura igienico-sanitaria, di natura urbanistica, di natura amministrativa e burocratica di tutti i tipi. È stato avviato un po' di tempo fa un accordo di programma per superare questi vincoli. Deve solo essere completato. Finalmente, potremmo avere anche nel centro del nostro paese la possibilità di aprire un'osteria piuttosto che una piccola bottega di falegname, piuttosto che un negozio che vende carne di cavallo, visto che ne siamo pieni, ma al di fuori della cerchia della nostra vecchia circonvallazione, senza avere e senza costringere i nostri artigiani e commercianti a investire per ristrutturare i nostri locali in pietra della vecchia Sant'Eramo con degli investimenti che oggi come oggi sono insostenibili. C'è crisi, lo sappiamo tutti. Il disoccupato che vuole iniziare e aprire una piccola attività non può investire decine e decine di migliaia di euro per mettersi a norma e poi magari andare a Gioia del Colle e vedere che lo stesso localetto di 10 metri quadri può ospitare la stessa attività che qui a Sant'Eramo non è possibile aprire. Ecco perché superare le barriere significa creare quell'humus, quel substrato che può aiutare la crescita delle piccole imprese, degli artigiani, dei commercianti. Grazie. Quali possono essere, qui a Sant'Eramo, iniziative legate, scusate per il microfono, ma quando devo girare la testa, le iniziative legate all'aiuto per le classi sociali che vivono momenti di difficoltà? È una richiesta molto forte
venuta fuori dai questionari che abbiamo raccolto. Davvero in tanti, forse è uno degli aspetti che venivano evidenziati di più. Oggi, innanzitutto, qual è il livello di conoscenza che si ha delle situazioni di difficoltà economica, sociale, che si vivono a Sant'Eramo? E se questo dato manca, quali possono essere le iniziative di un'amministrazione? Innanzitutto per conoscere la realtà del proprio territorio, perché credo che il discorso legato allo sviluppo delle politiche sociali debba partire da un'approfondita conoscenza della situazione nel proprio comune. È sempre in materia di politiche sociali che purtroppo nei prossimi anni vedranno un taglio drastico, pesantissimo. I trasferimenti dello Stato in materia vedono da qui al 2014 l'azzeramento praticamente di numerosi fondi nazionali a sostegno delle politiche sociali. Quale può essere il ruolo di un'amministrazione comunale per garantire che i servizi alla persona non vengano sacrificati in nome dell'economia? Sì, io da alcuni anni vivo a Bari una situazione veramente critica per quanto riguarda il sociale. È questione di alcuni giorni fa, la settimana scorsa, martedì se non vado errato, si è rivolta alla commissione dei servizi, mentre intrattenevo la seduta della commissione, si è rivolta una signora che aveva lasciato in una stanza antistante i propri figli, due disabili. Il marito era disoccupato. È venuto da noi, voleva parlare con il presidente della commissione dei servizi sociali, era andata dall'assessore, non c'era perché era nella riunione di giunta, ed è scesa giù. Ha detto: lei è il presidente? Aiutami. Io ho detto: ma dimmi che è successo, come? No, o mi aiuti oppure mi corro sul balcone e mi butto giù. Sono delle situazioni purtroppo che ci hanno fatto riflettere dopo in commissione. Difatti abbiamo stilato anche un bel programma dopo da sottoporre al presidente Schittulli. È una situazione che noi viviamo tutti i giorni, perché purtroppo abbiamo parlato del lavoro, la disoccupazione che avanza in un modo incredibile, incessante, e purtroppo non ci sono solamente giovani, ci sono persone di 40 anni, 50 anni che sono costretti ad abbandonare il lavoro e a vivere veramente in un senso di povertà. Io abbiamo risolto quella situazione quel giorno in un certo modo, non si possono molte volte nemmeno dire certe cose, però il problema è che come quella situazione ce ne sono centinaia, per non dire migliaia. Beh, a Sant'Eramo cosa potremmo fare? Per fortuna che abbiamo la Caritas, che si impegna nel vero senso della parola. Io vedo tanta gente uscire dalla porta di quel negozio, chiamiamolo quel negozio, con delle buste. Per fortuna qualche volta queste persone portano anche un sorriso. Però non è possibile continuare in questo modo. Allora io vorrei mettere insieme
tutte le associazioni di volontariato, tutto l'associazionismo dei giovani, e vedere come si potrebbe insieme risolvere almeno in parte questa situazione. Certamente non è una situazione bella vedere delle persone che escono con delle buste da un certo negozio, però è un sollievo, una piccola cosa che queste associazioni fanno. Beh, io credo molto nel volontariato, nell'associazionismo. Io vorrei mettere insieme tutte le associazioni di Sant'Eramo e stilare dei progetti con loro e poi scegliere i progetti migliori che serviranno per i cittadini di Sant'Eramo. Io per il problema lavoro per questi ho intenzione, come ho detto prima, di riaprire i cantieri di lavoro, perché credo molto in un paese che abbia delle periferie vivibili. Io spesso per motivi di lavoro vado a Castellane e Monopoli, è un pregio, è bello vedere quelle strade così ordinate, quelle pareti così messe in un certo modo. E quindi perché non fare questo a Sant'Eramo? Vedo un secondo, grazie. Recupero poi un secondo. No, può mantenere il microfono, così... Recupero sì. Subito. Sì. Una domanda. Vi assegno 3 minuti per la risposta a questa domanda, ed è una domanda per tutti. E secondo me potreste impiegarci anche meno di 3 minuti a rispondere. Tutti avete fatto continuo riferimento nelle vostre riflessioni alla necessità di avere le persone giuste al posto giusto. Allora la domanda, cioè, me l'avete tirata fuori. La legge assegna al sindaco la facoltà di scegliere i propri assessori, i propri collaboratori vengono chiamati dalla legge. Quale sarà la modalità di scelta della vostra squadra? Beh, io ho, posso? Sì, sì. Io ho parlato chiaro ai responsabili della mia coalizione. Io ho detto che se sarò sindaco di Sant'Eramo voglio che la macchina amministrativa del comune di Sant'Eramo debba funzionare, debba essere veloce, e quindi come prima cosa bisogna responsabilizzare e se possibile incentivare i dipendenti comunali, perché su loro si poggia poi anche l'amministrazione comunale. Per quanto riguarda gli assessori, io ho detto già, voglio tecnici, basta con il consigliere che arriva secondo e il consigliere che arriva terzo. Io l'ho detto chiaro e tondo, ho detto ai miei segretari della coalizione, se si impunteranno Vito Zeverino potrà fare pure le valigie e andarsene a casa, se riuscirà ad essere sindaco di Sant'Eramo, perché bisogna voltar pagina. Non è possibile che una persona che è arrivato secondo, solo perché è arrivato secondo e non è stato eletto consigliere comunale, bisogna dargli il contentino. No, assolutamente. Per far funzionare un comune ci vogliono dei tecnici, delle persone capaci, delle persone responsabili. E quindi automaticamente, come dicevano i miei colleghi, bisogna mettere le persone giuste
al posto giusto. Solo così possiamo voltar pagine e far diventare San Teramo una città vivibile, una città più credibile, perché le cose da fare sono tante, però la cosa più importante è il servizio che noi amministratori dobbiamo dare ai cittadini di San Teramo, quel servizio che può essere anche un saluto, un segno di rispetto, e mi dispiace dirlo, quel rispetto forse fino adesso un po' è mancato. Grazie. Beh, sulla stessa lunghezza d'onda, anche se visto che se no ci addormentiamo, dai, vivacizziamo un attimino. Mi permetto di dire che non ci credo, con tutto il rispetto. Poi vedremo all'esito delle elezioni che succederà. Chiarito questo, sicuramente ci sarà bisogno di competenza in tutti i settori, in tutti i ruoli. Sicuramente c'è bisogno di avere, come ho detto in un pubblico comizio, gente che sa leggere e scrivere, perché qui non conta più chi prende 50 voti perché c'ha 50 cugini, 50 nipoti, 50 zii, e quindi conta per tutti, e quindi ha il diritto di sedere perché c'ha i suoi voti. Qui conta mettere ai posti di comando dell'amministrazione persone che sappiano, che siano competenti nei loro settori, nei loro ruoli, che sappiano come si fa un bando, come si fanno affluire risorse economiche all'ente comune, perché i soldi non ce ne sono più, bisogna andarseli a cercare. I finanziamenti rimasti sono solo quelli comunitari e regionali. Se abbiamo le persone con le competenze per andarli a cercare, probabilmente San Teramo può completare le tante opere di cui parlava Michele D'Ambrosio prima, che sono praticamente complete e solo da aprire, ma ci vogliono i soldi per completarle e bisogna trovarli. E se non abbiamo le persone giuste per andarli a trovare, mi dispiace per tutte le associazioni, per tutte i gruppi di persone che stanno attendendo da anni, ma rischiamo di trovarci opere già vecchie prima ancora di aprirle, e quindi nell'impossibilità di aprirle, perché nel frattempo la normativa è cambiata, non sono più a norma, e ci vogliono soldi per fare le modifiche. Tutto questo purtroppo è determinato dal fatto che per troppo tempo abbiamo fatto amministrare, con tutto il rispetto, a persone solo in base al numero delle preferenze e dei voti. Dobbiamo imparare a far amministrare le persone in base a quello che ci hanno nella zucca. Grazie. Indubbiamente l'aspetto interessante dei dibattiti come questo qui è che quanto viene detto sarà verificabile nel tempo. Questo credo sia uno dei concetti più importanti della serata di questa sera. Quindi mi rendo conto che per chi si candida a ricoprire il ruolo di sindaco con una sola lista alle spalle è più semplice mettere su il discorso sulla composizione della giunta. Questo permettetemi di dire, perché grazie. Ha indubbiamente, diciamo, mani più libere. È diverso, è più complesso il discorso per chi invece si propone alla guida di una coalizione. Diventa più complesso. Però anche qui lo verificheremo tra poche settimane. Quello, ci saranno le persone giuste al posto giusto? Tra qualche settimana, diciamo, avremo la risposta a questa domanda. Prego. Grazie. Qui si predica bene, si razzola male. Non è mai successo che
in una coalizione, quando il sindaco viene supportato da 3-4 partiti, da 3-4 forze politiche, funziona in questa maniera. Dopo l'elezione si fa la conta, succede così da sempre, succederà così anche adesso, nonostante la rassicurazione di Giovanni Di Biello, di Vito Zevellino, eccetera, sicuramente dopo anche di Michele D'Ambrosio. Succede in questa maniera, si fa la conta dei voti, il partito che prende più voti si accaparra l'assessorato più importante. Questo partito, la delega assessorile, non la dà alla persona più competente, ma la dà alla persona che ha preso più voti. Ed è successo sempre così. Cioè nessuno mi può smentire. Quindi venire a dire oggi che metteremo persone tecniche è una falsità, è una bugia, perché poi l'assessorato viene messo nelle mani del partito e il sindaco non ha competenze, non comanda niente, è il partito che decide e mette l'assessorato nelle mani non della persona, ripeto, più competente, così dovrebbe essere. Ora, io grazie per il fatto della semplicità, chi ha una sola lista in realtà è così. Noi non avremo di queste difficoltà, noi domani sera, dopodomani, quando è dopodomani, presenteremo la squadra. La squadra la presentiamo prima della divisione della torta. Voi dovete sapere già da adesso con chi dovete avere a che fare. E c'è una novità, cioè non un assessore incompetente, ma neanche un assessore competente. Un gruppo di esperti che curano il settore, che al loro interno potrebbero anche nominare un loro portavoce, un loro rappresentante, al quale possiamo anche dare, attribuire il nome di assessore. Ma è il gruppo, cioè il settore dei servizi sociali, non verrà gestito da un geometra o da un pittore, verrà gestito da 4-5 laureati in psicologia. All'interno di questo gruppo viene messo, viene nominato, viene praticamente data la delega assessorile a uno. Questa delega può anche ruotare nel tempo, non è un problema, gli altri la fanno ruotare per tenere in piedi le amministrazioni, noi la faremo ruotare per far fare esperienze ai ragazzi. A quali ragazzi? Noi abbiamo un gruppo di laureati in tutte le discipline che servono per amministrare il comune di Sant'Eramo. E non ce li rubate. Grazie. Allora, io voglio subito esordire dicendo che mi sono stancato di sentire tutto questo discredito sui partiti. Io credo nei partiti. Io credo che i partiti sono i luoghi intermedi tra società e pubblica amministrazione. I partiti, le associazioni sono tutti organi di discussione, di elaborazione di idee, di elaborazione di progetti. Ma noi che siamo uomini politici, che stiamo qui da uomini politici, ma come possiamo parlare male della famiglia di cui noi siamo il frutto? Noi veniamo dai partiti. Non tutti i partiti hanno all'interno forze positive. Tutti dobbiamo all'interno dei nostri fare attività di miglioramento, dobbiamo far entrare forze nuove, forze giovani. La nostra missione sarà quella di portare una nuova classe dirigente, ma far rivivere i partiti, dar loro la possibilità di essere quello per cui sono stati chiamati, essere momento di mediazione, di elaborazione. Io credo nei partiti e credo che i partiti si devono migliorare. Come faremo il gruppo? La squadra non mi piace. Il gruppo. Come sarà il gruppo degli assessori? Molto semplice. Io credo nei partiti. Chiederò, lo dico in maniera chiara, chiederò ai partiti che fanno parte della mia coalizione 3 nomi. Uno di questi nomi la voglio donna. Tra questi non voglio 2 scamorze e una buona. Io voglio 3 persone che siano le migliori espressioni di quel partito. Alla fine il sindaco decide il nome. Decide il nome della persona da mettere in giunta. Questa è la metodologia che seguirò.
Se i partiti l'accettano, bene, se non l'accettano, io dirò che i partiti non accettano questa mediazione. Ma sono certo che i miei partiti, perché i miei partiti non sono simboli che oggi ci sono e domani scompaiono. I miei partiti hanno delle radici profondissime. Primo, secondo e ultimo, come formeremo la scuola? Lo dico subito, manterrò per me l'assessorato ai servizi sociali per 7-8 mesi, perché ritengo che questo assessorato debba avere la maggiore autorevolezza quando il sindaco andrà quando andrà al coordinamento istituzionale dei piani di zona, perché è lì che si decide la politica sociale di Sant'Eramo e non a Sant'Eramo. Quindi la manterrò per me questa delega. Chiedo scusa, dai qualche secondo in più a te. La questione ambientale qui a Sant'Eramo è stata sollevata da parecchi cittadini. Tutti parlano di questa famosa centrale di produzione di energia da biomasse. Il commissario prefettizio ha adottato, credo, una delibera al riguardo. Quale sarà l'azione della vostra giunta, del vostro governo, in merito a questo tema? Viene richiesto da tanti cittadini. Sì, per quanto mi riguarda, io già dall'inizio, da quando ho iniziato la campagna elettorale, ho detto apertamente a tutti che sono contrario, come è contraria la mia coalizione, alla centrale biomasse che dovrebbe sorgere. Ho saputo che sono state date quasi tutte le autorizzazioni. Io mi sono recato dal presidente della provincia, la quale provincia ha dato pure l'autorizzazione, e ho detto apertamente che non condividevo, però il presidente mi disse che le carte erano tutte in regola. E quindi non ho potuto fare niente. Però se ci sarà da combattere contro questa mega centrale a biomasse, combatterò. E voglio combattere con tutti i cittadini di Sant'Eramo. Stanno illudendo le persone, dicendo che daranno centinaia di posti di lavoro. No, i posti di lavoro a Sant'Eramo non si danno per far funzionare una centrale a biomasse, assolutamente. Io sarò contrario. Poi, per quanto riguarda, siccome il giornalista parlava dell'ambiente, ecco, io ho intenzione, se sarò il prossimo sindaco di Sant'Eramo, di fare un po' una ricognizione di tutti i locali, i depositi che ci sono a Sant'Eramo, di tutti gli immobili che hanno ancora materiale come Eternit. Certamente la gente da sola non può smaltire quel materiale, perché costa. Ecco, a costo di indebitare, di trovare delle soluzioni a livello regionale, provinciale, eccetera, voglio dare una mano a tutti quei possessori di immobili che hanno l'Eternit, perché bisogna smaltirlo. Grazie. Sì. Oh, vedo con piacere che Michele dall'altra parte ha accolto l'invito a accendere un po' la discussione. Mi diverte, mi piace questa cosa.
anche perché l'orario inizia ad andare un po' oltre, quindi teniamoci un po' su. Allora, prima di passare proprio al punto specifico, devo fare un rilievo. Cioè, è strano che tutti si paventino problemi con i servizi sociali, però abbiamo un presidente di una commissione provinciale, un ex assessore e poi i problemi ci stanno sempre. Quindi forse qualche responsabilità ce l'ha pure qualcuno che sta da questa parte. Chiarito questo, biomasse, stesso identico problema. Biomasse parte da lontano e l'amico candidato Zeverino dov'era? E l'amico candidato D'Ambrosio dov'era? Cioè, è facile oggi dire siamo contrari. E dove eravate? Questi atti amministrativi vi sono passati sotto il naso. E oggi siamo tutti contrari, va bene. Io faccio l'avvocato e vi dico che la firma finale del Presidente della Regione e poi che tornerà, è già tornata al commissario, è un atto dovuto. Cioè non è che il commissario se gli gira non firma e non succede niente, è un atto dovuto. E in quel caso, se si torna indietro, forse ci sono dei problemi di danni ingenti da pagare a chi ha un progetto già approvato. Queste cose i cittadini le devono sapere. Vogliamo affrontare il problema? Affrontiamolo. Anzi, vi dirò di più, facciamo un referendum cittadino, ma dobbiamo sapere che la centrale a biomasse, per essere definitivamente scongiurata, ci porterà sicuramente a un contenzioso dove rischieremo di prenderle di brutto, perché c'è qualcuno che qui investirà e forse speculerà, sicuramente speculerà, ma c'è un investimento di diversi milioni di euro sul territorio che provocherà sicuramente altrettanti danni nel caso in cui l'azienda che dovrebbe installare la centrale a quell'azienda venga impedito di farlo. E allora decidiamolo insieme, senza problemi. Io non mi devo nascondere dicendo siamo favorevoli o siamo contrari. Certo che sono contrario, qui ci vivono i miei figli. Se le emissioni vanno oltre certe soglie, l'aria malata la respiriamo tutti noi. La salute è di tutti noi, anche la mia. Sarei un baccalà a dire sì, sono d'accordo, ma stiamo scherzando. Siamo tutti convinti di tutto questo. Però, oggi forse qualcuno si sta svegliando tardi e quel qualcuno poi non deve puntare il dito contro gli altri. Grazie. Allora, diciamo, da quello che viene fuori, non ci deve spaventare se il dibattito si accende, soprattutto su questi temi, perché sono scelte importanti che l'amministrazione dovrà fare. Però, da quello che si evince dalle parole che sono state dette sin qui, pare che il problema della centrale da biomasse non ha un colore politico. La storia di questa centrale è legata a più fasi amministrative, più amministrazioni, quindi quello su cui vi chiedo di intervenire è quali secondo voi possono essere le strade che la politica può intraprendere. Lasciamo che questo compito sia abbandonato sulle spalle dei cittadini, saranno i cittadini a dover scendere in piazza o la politica sarà capace di trovare una soluzione? Dunque c'è una doppia visione di questa centrale a biomasse. Vi devo ricordare che qualche mese fa è stato organizzato un corteo cittadino per le strade di Sant'Eramo. Io ero presente, ero lì con la televisione, un corteo che è partito, ha mosso i suoi passi dall'istituto, dall'ITC, dall'istituto tecnico commerciale e ha recuperato due o tre classi, magari qualcuno era
convinto di partecipare al corteo, qualche altro invece ha partecipato per, diciamo, per saltare la scuola. E mi ha sorpreso il fatto che, quindi inizialmente c'erano 60-70 ragazzi, mi ha sorpreso il fatto che in piazza Municipio sono arrivati in 40 persone, 40 ragazzi. Non si è accodato nessun cittadino. Questo è un fatto, diciamo, abbastanza importante. È un problema sentito, cioè la centrale a biomasse a costruirsi nel comune di Sant'Eramo. Primo, io volevo capire da quale amministrazione viene, io lo so, cioè viene da un'amministrazione di centrodestra, poi è stata avallata anche dall'amministrazione di centrosinistra, quindi diciamo che l'avete voluta un po' tutti, ma Sant'Eramo non ha le potenzialità per poterla alimentare questa centrale, primo. Secondo, in Puglia, dovete sapere, produciamo più energia di quanto ne serve. E allora il problema qual è? Perché bisogna costruire per forza questa centrale? Perché bisogna investire 24 milioni di euro della regione Puglia? E invece no, se io divento sindaco, io la centrale la blocco perché ci sono dei cavilli burocratici all'interno, è stato dichiarato il falso. All'interno di alcune procedure amministrative è stato dichiarato il falso. Se noi andiamo a vivisezionare tutta la documentazione in regione, troviamo sicuramente delle difficoltà, dei problemi. Io la blocco, attiviamo un contenzioso, tra 20 anni andremo a discutere. Intanto ho salvato la salute di 25.000 cittadini. Potete non farlo l'applauso, perché tra l'altro anche se tra 20 anni noi andremo a pagare una somma, che differenza c'è tra quella che abbiamo pagato per l'appalto delle acque bianche e quella che andremo a pagare invece per la centrale a biomasse che non realizzerà mai nessuno? Questo è il problema. Quella è stata una sentenza volutamente persa perché bisognava... Non mi dilungo ancora, tanto le sapete le cose. Grazie. Allora, intanto volevo subito rispondere al mio amico Gianni, ma molto velocemente. Dove eravamo noi nei servizi, se mi volessi dilungare sulle cose che non ha fatto la tua parte politica, non mi basterebbe neanche tutta la serata, tant'è che siete andati a casa. Che cosa abbiamo lasciato nei servizi sociali? Abbiamo lasciato primo il centro dopo di noi, di cui abbiamo già parlato. Abbiamo lasciato un'assistenza specialistica nelle scuole che non era mai stata fatta e che per la prima volta noi abbiamo fatto. Abbiamo lasciato un centro di riabilitazione per persone affette da autismo che voi non avete mai fatto partire. Abbiamo lasciato uno sportello di ascolto per le persone che sono affette dal gioco patologico, dalla patologia del gioco d'azzardo. Noi l'abbiamo lasciato e voi non l'avete fatto. Abbiamo lasciato 13.500 euro, pari a 0,50 centesimi per ogni abitante, per l'ANT. Hai dato un minuto per l'ANT. La replica. Sì, sì, non ti preoccupare. Per l'ANT, cioè per l'assistenza a domicilio degli ammalati terminali di cancro, e voi non l'avete fatto. Ti faccio omaggio di quello che noi abbiamo fatto nei servizi sociali. Ci ho detto, per quanto riguarda l'ambiente, per la centrale a biomasse qui bisogna essere seri, molto seri, perché non possiamo parlare di legalità quando ci piace e poi di parlare di bloccare quello che non si può bloccare quando non ci piace per fare demagogia. Se la centrale a biomassa è possibile fermarla legalmente, giuridicamente, quando sarò sindaco questo lo farò. Ma se non sarà possibile, noi faremo di tutto di avere controllo, vigilanza, perché quella sia una centrale a biomasse e non un inceneritore di rifiuti solidi urbani. Questo significa parlare di cose serie, non di demagogia. Primo. Secondo, dobbiamo investire nella differenziata.
noi dobbiamo fare la raccolta differenziata. Sapete, i ragazzi a scuola, grazie ai maestri e grazie ai professori, avevano già imparato, avevano già acquisito la mentalità della differenziata. Noi adulti invece non l'abbiamo fatta, non l'abbiamo fatta nelle nostre case, non le ha fatte fare l'amministrazione comunale, e qui siamo tutti responsabili, qui ognuno se la deve prendere la sua. Il prossimo appalto che noi faremo per i rifiuti solidi urbani, tenteremo di avere il raggiungimento del 40% di raccolta differenziata, perché in questo modo diminuiremo i costi della raccolta. Grazie. Oh, mi sembra giusto dare un minuto anche a Vito Zeverino per la replica sulla questione delle politiche sociali. Un minuto di te. No, per quanto riguarda le politiche sociali, io rimango del mio parere che le politiche sociali in un paese devono essere gestite direttamente da tutte le associazioni di volontariato e dall'associazionismo dei giovani. L'assessore, che deve essere un assessore competente, non deve fare altro che coordinare il tutto. Però sono le associazioni che vanno a fondo di quei problemi e conoscono meglio le problematiche. Ed è per questo che io confido molto nelle associazioni, le vorrei raggruppare tutti quanti insieme, certo consapevole che ci possono nascere dei problemi fra loro, però alla fine una sintesi certamente si potrà trovare. Grazie. Può mantenere il microfono. E l'ultimo giro di domande. Dovremmo cambiare il giro di tanto, no? C'è qualcuno che parla sempre per ultimo e qualcuno che replica sempre. Allora iniziamo da lei per l'ultimo giro. Ah, grazie. Non c'è problema. Io credo che la metodologia che abbiamo usato possa in qualche maniera stimolare i cittadini a valutare il confronto non rispetto al dibattito tra due o più candidati, ma rispetto alle idee che vengono proposte, e confrontare le idee e non il dibattito a due o a tre. È lì che poi viene fuori una presa di coscienza del cittadino, un voto magari espresso con più ponderazione, credo. Ultima domanda, e facciamo sempre riferimento alle questioni venute fuori dalle proposte dei cittadini. La richiesta che ha avuto più successo è quella legata alla partecipazione. La gente di Sant'Eramo, i cittadini di Sant'Eramo chiedono di essere coinvolti nei processi decisionali dell'amministrazione comunale. Chiedono questo. Questa richiesta così forte che è venuta fuori, ho voluto verificarla e sono andato a vedere lo statuto comunale di Sant'Eramo e ho visto che gli istituti di partecipazione sono molto poveri, davvero poveri. Al di là delle figure classiche previste dalla legge, quindi albo delle associazioni, eventuale istituzione di una consulta, referendum, che ripeto, la legge chiede che i comuni inseriscano nel loro statuto, non c'è nulla, non c'è nulla. Allora, c'è la vostra disponibilità a modificare lo statuto garantendo una maggiore partecipazione, un maggiore coinvolgimento diretto dei cittadini nelle scelte dell'amministrazione comunale? Quindi prima parte della domanda. Seconda parte, questa viene fuori in maniera anche abbastanza convinta e credo anche motivata.
sareste disponibili nel ruolo che la città vi assegnerà, quindi sia come maggioranza che come opposizione, sia come sindaco che come semplice consigliere comunale, sareste disponibili a tornare qui tra un anno per confrontarvi con i cittadini e discutere insieme a loro del percorso che è stato fatto nel primo anno di amministrazione e vedere lì, discutere insieme ai cittadini se è quello che abbiamo detto questa sera è, non dico realizzato tutto perché è impossibile, avete parlato di un programma pressoché completo, ma si è avviato, ci si è indirizzati in quel cammino, sì o no? Quindi seconda parte, sareste disponibili a tornare qui tra un anno. Ultima questione sollevata nel dibattito, nei questionari dei cittadini, questa diciamo la più suffragata, il sostegno alle politiche giovanili. Qui a Cassano, tutti a Sant'Eramo, scusate, guardate, qui a Sant'Eramo c'è diciamo una lamentela pressoché unanime della mancanza di politiche giovanili. Anche qui io ho dato uno sguardo, me l'aveva dato Don Giovanni qualche giorno fa, alla ricerca che è stata fatta dall'oratorio dei Salesiani. Da questa ricerca viene fuori innanzitutto un dato preoccupante. I giovani di Sant'Eramo, gli adolescenti di Sant'Eramo, indicano tra le ragioni del disagio giovanile la mancanza di lavoro e la difficoltà a pensare al proprio futuro. È secondo me un aspetto davvero triste degli adolescenti che come prima causa del disagio giovanile guardano a questo. Però c'è anche l'altra faccia della medaglia, sempre gli adolescenti intervistati nella ricerca, quasi il 70% dice che un giovane adolescente deve contribuire a migliorare l'ambiente in cui vive, perché ci sono molti problemi sociali e quindi c'è necessità di impegnarsi per migliorarlo. Questo lo dice il 39% degli adolescenti intervistati. E un altro dato che dà speranza è questo: il 29%, 29,9, quindi un altro 30% dice. Tempo scaduto alla domanda. Dice che. Guardate, è giusto. Dice, è giusto, sto per finire. Dice che vuole dare una mano a migliorare la società in cui vive. Allora, sono due segnali contrastanti, però ambedue secondo me importanti. Quindi i tre aspetti della domanda, avete 5 minuti ed è il messaggio finale. Il messaggio finale che date, siete stati buoni finora, cercate di mantenere per altri pochi minuti la calma. La partecipazione e le politiche giovanili. Se propongo di ridurre da 5 a 3 minuti, così ci sbrighiamo prima. Concisi. Ok. Allora, per quanto riguarda la prima cosa, l'impegno a rivederci tra un anno, non ho problemi. Magari anche tutti e quattro. Tanto penso che può darsi, probabilmente, quasi sicuramente, ci ritroveremo in consiglio comunale. Uno sarà il sindaco, gli altri saranno consiglieri di opposizione. E quindi faremo questo dibattito magari anche in maniera un po' più vivace e più sostenuta. Due, le politiche giovanili. Noi abbiamo un contenitore, l'ex Enal, che è un contenitore culturale che è predisposto per diventare il centro, il fulcro della cultura santermana. È stata fatta la gara d'appalto, ci sono i mobili che stranamente non sono stati consegnati nonostante sia tutto in regola, e quindi è la mancanza solo ed esclusiva degli arredi perché diventi definitivamente funzionale.
e questo ovviamente comporterà dei grandissimi impegni da parte dell'amministrazione, perché il contenitore, così come i contenitori delle associazioni di volontariato, poi va riempito di contenuti, di persone e di iniziative, e quindi potrà partire finalmente un'attività culturale continuativa per 12 mesi all'anno a Sant'Eramo, con un luogo centrale, l'ex Enal, che diventerà finalmente il centro di questa nuova propensione verso la cultura. Chiaramente le risorse sono poche, bisognerà entrare in circuiti regionali e nazionali cercando di portare quante più attività possibili a Sant'Eramo. Qui devo dire, per una volta senza polemizzare con nessuno, che sono perfettamente d'accordo con il mio collega candidato D'Ambrosio. La cultura è un investimento, è un investimento per tutti, e quindi le cose che ci uniscono sono questo pensare comune, cioè non si può fare a meno della cultura e poi lamentarsi del disagio, della disoccupazione, della mancanza di denaro, di lavoro, delle devianze. La cultura è al centro della vita di tutti noi e quindi dobbiamo cercare di spingerla quanto più è possibile. Un passaggio sullo statuto e gli istituti di partecipazione. Ognuno nei propri ruoli, perché le associazioni, così come le singole entità che di volta in volta si presentano in comune, devono concertarsi con il comune e collaborare con il comune. La cosa che devono capire determinate persone, che non devono ingerire però nelle decisioni dell'ente, ognuno nei suoi ruoli, rispettando i ruoli e rispettando anche le decisioni da parte di chi si deve assumere le responsabilità di prendersele. Dopodiché massima collaborazione e sorriso a tutti. Grazie. Ha impiegato 4 minuti, 3 minuti non erano sufficienti. In un momento di ritrovato fervore partecipativo da parte dei nostri giovani, quindi stiamo parlando delle politiche giovanili e sociali, è ovvio prevedere un progetto di intervento in varie aree. L'obiettivo è quello di stimolare ed accompagnare attraverso una partecipazione creativa delle tante realtà territoriali giovanili. L'integrazione e la conoscenza dell'altro come valore ed apporto culturale. È fondamentale quindi porre i giovani stessi al centro del progetto, chiedendo proprio a loro, attraverso bandi pubblici di idee, di studiare e realizzare nei linguaggi che ti riterranno più congeniali, che possono essere la musica, il teatro, l'arte cinematografica, scambi con altre realtà europee, ambiente e così via, un sano e responsabile cammino formativo ed aggregativo. Cioè lo start-up deve essere io comune, metto a disposizione dei giovani di Sant'Eramo una struttura operativa all'interno del comune, come diceva il collega avvocato Riviel, che debba interagire in tempo reale tutti i giorni con i giovani di Sant'Eramo, i quali, forti della loro esuberanza, faranno partecipi delle loro straordinarie idee l'amministrazione comunale. Ed in un continuo scambio tra le due parti si interagirà al fine di non far sentire l'assenza della politica ai nostri giovani, bensì fare sentire loro la vicinanza della politica, intesa come fondamentale servizio. E quindi ogni amministratore
per ogni amministratore la politica non deve essere altro che un servizio che deve portare al rispetto di tutti i cittadini. Per quanto mi riguarda, non ho nessunissimo problema a venire fra un anno in questo stesso teatro per raccontare un pochettino ciò che è stato fatto. Grazie. Un passaggio sullo statuto. Per quanto riguarda lo statuto, ci sono già le commissioni. Sappiamo che nelle commissioni si può lavorare e si può lavorare tanto. Io faccio parte di una commissione e presentiamo tanti progetti, poi tocca all'amministrazione saperli realizzare. Grazie. Oggi da parte di chi amministra spesso c'è la volontà di non far sapere. Cioè non ci dobbiamo lamentare del fatto che i cittadini sono distanti dalle istituzioni. Io qualche anno fa ho avanzato una proposta ad un sindaco di un comune limitrofo, una proposta per la comunicazione dell'ente, così come quella che avevamo con l'amministrazione comunale di Sant'Eramo. Questa persona, non vi dico neanche il comune, ha detto: noi vi pagheremmo per non venire a riprendere i consigli comunali. Ed è un fatto grave questo, passa per le mie mani. Quindi vi devo anche dire che per quanto riguarda Sant'Eramo, io personalmente come giornalista, come televisione, ma anche credo tutti voi, stiamo ancora aspettando la conferenza del bilancio dello scorso anno da parte del commissario Marani, che non c'è ma non lo cito più. Io sto ancora aspettando la conferenza. Lui appena si insediò ebbe una riunione con i giornalisti, disse: tra una settimana vi avviso e presentiamo il bilancio alla cittadinanza. È passato un anno, noi stiamo ancora aspettando la conferenza sul bilancio. Lo stesso problema della centrale a biomasse, ma è stata fatta una conferenza cittadina prima di approvare, il Consiglio Comunale ha riunito i cittadini? Io non ricordo. E quindi spesso non dobbiamo dire che la gente è distante, no, la gente la si può lasciare lontano dai problemi quando ci sono problemi che scottano. Ovviamente poi la gente rimane fuori anche per quelli un po' più importanti. Ed è questo che avviene in genere ovunque, non solo a Sant'Eramo, ma anche fuori. Quindi è chiaro che chi ha annunciato, ha dichiarato, che ha intenzione e interesse, si possono fare, ve lo dimostro io se divento sindaco, di celebrare le giunte aperte al pubblico. Noi con la televisione possiamo portarvi nelle vostre case tutti i nostri deliberati, ma può farlo chi non ha interesse a coprire nulla? No, lo possiamo fare ovunque, tranquillamente. Ora, è chiaro che alla fine, stiamo finendo. Qual era l'altra domanda? Ah, il fatto di ritornare qui tra un anno, volentieri, però ritorno da sindaco, da consigliere no, perché ho già annunciato in vari miei editoriali e sulla carta stampata che mi dimetto da consigliere, nel senso che non ho interesse a ricoprire un ruolo politico all'interno del Consiglio Comunale. Cioè o entro da amministratore, da sindaco, oppure non ho interesse a incanalarmi nei meandri della politica, della una politica che non c'è, tra l'altro. È scaduto il tempo. Questo non ho detto? 30 secondi. Lo statuto comunale e l'istituto di partecipazione. Istituto di partecipazione, sì, ripeto, appunto, mi stavo incanalando anche lì. Cioè chi dichiara di voler fare la giunta aperta al pubblico, possiamo individuare qualunque tipo di collaborazione con la cittadinanza. Li dobbiamo creare perché lo statuto non li prevede. Possiamo creare una sorta di decisione, cioè chi decide su un'opera ha bisogno di capire se l'opera è richiesta dal cittadino. E questo si può fare soltanto con delle conferenze pubbliche, ma prima di fare l'opera, non dopo. Dopo troppo tardi. Grazie. Allora,
facciamo subito da risposta veloce, se è necessario modificare lo statuto lo modifichiamo. Sulla trasparenza è evidente che si gioca tutto sulla partecipazione dei cittadini alla, ad un bilancio di previsione, laddove può essere condiviso, può essere discusso, elaborato, poi alla fine è il Consiglio Comunale che prende la decisione. Ciò detto, è evidente che l'istruzione, la cultura sono prioritari per un cambiamento di mentalità, un cambiamento di modo di essere. L'istruzione per me sarà un altro degli aspetti su cui interverrò. Perché nell'istruzione? In che cosa nell'istruzione? Intanto noi a Sant'Eramo abbiamo ancora il fenomeno della dispersione scolastica. Voi non lo sapete, ma ci sono dei ragazzi che a scuola vanno e non ci vanno. Dell'abbandono scolastico, dei ragazzi che dicono a 16 anni ho chiuso con l'obbligo scolastico e possono non venire. Quelli sono dei cittadini che quando diventeranno adulti non avranno la capacità di riconoscere i propri diritti, perché saranno dei cittadini che ignorano quali sono i propri diritti, non hanno le competenze giuste, perché la scuola è insegnare ad un cittadino a riconoscere il proprio diritto, a riconoscere qual è la propria presenza, la propria appartenenza in una comunità. Quindi, primo, lotta e contrasto alla dispersione scolastica e all'abbandono. Secondo, le politiche giovanili si basano su quello che abbiamo detto precedentemente, dare senso ai ragazzi. Io svilupperò molto una tecnica che è quella della peer education. La peer education è la educazione dei pari. Io non credo, ma siamo tutti certi, che i ragazzi siano tutti negativi. Noi abbiamo la gran parte dei ragazzi che sono generosissimi, preparati, desiderosi di contribuire al benessere collettivo. Ebbene, l'amministrazione comunale che io presiederò farà sempre delle progettualità di ragazzi preparati ad essere insegnanti dei propri compagni. Mi sono accorto che molto spesso noi adulti e i ragazzi facciamo le prediche, facciamo soltanto delle paternali, delle raccomandazioni, però poi non riusciamo ad entrare nel cuore dei ragazzi, dei cittadini che hanno il diritto di crescere in maniera armonica. E allora chi potrà entrare nel cuore di quei ragazzi se non i propri coetanei? E allora noi dobbiamo investire nelle scuole affinché la peer education diventi una possibilità di entrare nei locali dove vanno i nostri figli. Noi non c'entriamo i locali dove vanno la sera a trattenersi, noi non entriamo, potrebbero entrare i loro coetanei. Bloccato questo, ancora, pensiamo all'alternanza scuola-lavoro. Alternanza scuola-lavoro è una possibilità di motivare dei giovani alla istruzione. Quanti ragazzi svogliati, quanti ragazzi che non vogliono, ma è finito. Ho dato 30 secondi in più a sì, tutti. Sì, tanti ragazzi, l'alternanza scuola-lavoro è il comune che si fa garante dell'incontro tra scuola e mondo produttivo, scuola ed imprese. Il dramma delle scuole è quello di trovare le imprese, dove, le aziende dove mandare gli alunni a fare alternanza, cioè stare la mattina una volta in azienda, una volta a scuola. Si impara a vivere, si impara a stare con gli altri, non soltanto nella scuola ma anche fuori. L'alternanza scuola-lavoro, l'ultima cosa e chiudo, i tirocini. Io sono dell'idea che per fare affezionare i giovani alla politica, per far affezionare i giovani all'amministrazione bisogna introitarli, quanti più è possibile. La mia amministrazione comunale si aprirà a far fare tirocini formativi ai giovani negli uffici comunali. Gli uffici comunali avranno sempre uno o due giovani che si innamoreranno dell'amministrazione. Questo è quello che vi volevo dire. Va bene, grazie. Allora grazie davvero a tutti. Ricordando diciamo che lo stile di Cercasi un fine quando organizza questo tipo di dibattiti è che la vivacità della discussione è legata alla forza delle idee e non alla forza delle urla. Cioè queste le preferiamo lasciarle fuori dai dibattiti e
e sforzarsi di ragionare su quella che invece è la proposta ai cittadini. Detto questo, io spero che la serata sia stata utile per voi, vi auguro buona campagna elettorale a voi ma anche ai cittadini, soprattutto a loro.